Hai sbagliato! Questa è la tua punizione adatta! Aia, aia! È stato lui! Non è vero! Sì, è stato lui! Alzati! No! Alzati! Non sono stato io! Guardate, non mi hai visto! Non è la tua punizione! Se la dai in prigione! No! Dimmi, qual è la capitale della Francia? Ingrediente segreto? Che schifo, Billy! Sì! Devo pulire tutti gli alunni che non studiano le vostre dita. Oh mio Dio! Buongiorno! Ragazzi, ma è lei? Sì, è lei! Oh no! Sì, è proprio lei! Oggi vi metterò alla prova! Avete studiato inglese? Sì, io ho studiato! E tu hai studiato inglese? Più o meno! Sì, ho studiato! Tu? Un pochino ho studiato! Strudel, Kraft, ja, Fräulein! E tu? Se tu non hai studiato inglese, io ti rimetterò in prigione per una settimana e dormirai qua a scuola. Maestra, mi fa male la pancia! Posso tornare a casa? Adesso vedi che ti è passato tutto il mal di pancia. Mi è passato il mal di pancia, ma mal di testa. Ehi, tu Billy, cambia banco, così almeno ti tengo sott'occhio. Uff, maestra, ma io stavo bene nel mio banco. Tu, schiappa, spostati da lì. Fammi mettere a me. Spostati! Spostati da lì! È veloce, maestra, guarda! Dammi questo che è il mio. Non si devono trattare male, compagni, hai capito? Ma io non ho così impari. Ah, è tutta colpa tua, stupido scienziato brutto puzzolente. Prima challenge! Con gli occhi bendati dovrete pescare 3 colori di pennarelli da questa scatola. Avete le bende sul banco. Mettetele subito! Sì, eccomi! Messa, ho messo la benda! Sono pronto! Non ci vedo niente, è tutto buio, ma cosa devo fare? Ma come, Schiappen? Non hai ascoltato neanche tutte le regole! Forse non ho capito bene, però tutto buio, continuo a vedere più niente. Ma proprio a me dovevo dare questa benda, che brutta! Ti devi accontentare, e se piatti ancora, le tue ossa. Anita, prendi 3 colori. Ok. Vediamo che colori sono. Blu, viola e nero. Dai, non mi è andata troppo male, tranne il nero, però sono dei colori carini, dai. Sale, prendi 3 colori. Sì, ok. Allora, dov'è? Qui. Allora, ho scelto 3 colori. Pronti? Verde, rosa e grigio. Vabbè, il grigio non mi piace tantissimo, però sono belli comunque. Ma non è rosa quello, è rosso. Ho detto rosa, era rosso, rosso. Ora a te, Billy. Va bene, tocca a me. Vediamo un po'. Come hai usato sbirciare? Che sbirciare? Io non ho sbirciato. Non ho fatto... Cos'è questo? Sa di formaggio? Che puzza cos'è? Ma che schifo! È il calzino! Che schifo quello calzino di Schiappen! Così fai a sbirciare! Non lo faccio più! Però ho trovato il giallo! Il marrone cacca! E il rosa! Va bene! Principessa Schiappen, ora tocca a te! Cosa devo fare? Devi prendere 3 colori!
Dove sono i colori? Metti qua! Ah, i colori che preferisco, c'è sempre il verde, mi piace moltissimo il verde. E poi c'è anche quello turchese, sono proprio i colori che io amo, bellissimi questi colori. Ora disegnerete il mio ritratto. Se mi disegnerete male le vostre dita, che la challenge abbia inizio. Ok, devo riuscire a disegnare la maestra al meglio possibile, devo farla il più carina possibile e devo usare questi tre colori. Ok, inizio. Proverò a farla molto carina, così almeno non mi taglia le dita. È arrivato il mio momento di vendicarmi e userò questo colore. Con questo colore io posso fare qualunque ritratto. Se userete solo un colore le vostre dita. Tempo scaduto! Di già, io non avevo finito! Ecco il ritratto che ti ho fatto, spero che ti piaccia, un po' ti somiglia. Ma sembra Elsa! Chi? Elsa! Ma no, ti somiglia un pochettino, no? Però, devo dire, è bello. Quindi, non mi taglierai le dita? No. Ah, meno male, mi sono salvata. Vitale, fammi vedere il tuo disegno. Questo è il mio disegno. Che brutta! No, no, maestra bravissima, l'ho anche scritto, è bravissima! Ma è bruttissima! Sembra Pippi Castelunghe! Questa è la tua punizione adatta! Allora, maestra, io ho fatto un capolavoro! L'ho fatta uguale! Uguale! Se tu mi hai fatto la faccia di cacca, vedi cosa ti faccio! No, non ho fatto la faccia di cacca, ci mancherebbe altro! E invece l'ho fatta! No, no, è il mio foglio, maestra! No, 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 no! Ci ho messo tutti i pegni! Tanti pegni significa questo! A me non mi sembra! No, maestra! Secondo me... Mamma mia, che brutto! Non è brutto, non è così brutto, è molto meglio di quello di Billy. Sembri tu. Sembro io. Non sembro io, no, non sembro io, però un pochino... Però un pochino, è vero, sembro io. Ora, visto che non ti sei impegnato, ti taglierò la dita! Anzi, visto che ti sei impegnato un po', così io sono la maestra del Taos. Quindi adesso stai dritto! Così impara a farmi così brutta! L'ha vinta Anita! Evviva! Anche se ha detto che ho disegnato Elsa, almeno il mio disegno non era schifoso come quello degli altri. L'ha vinta la prima challenge. Speriamo di vincere anche la seconda. Ma voi avete lasciato un mi piace? Nello scorso video vi ho detto che se il video avesse raggiunto i 5.000 mi piace avremmo fatto un altro video con la maestra cattiva. Se questo video invece raggiunge i 6.000 mi piace faremo un altro video con la maestra Tritaossa. Quindi cliccate mi piace qua sotto. Adesso passiamo
andiamo alla seconda challenge. Challenge d'inglese. Io scriverò la parola lavagna e voi lo dovete disegnare. Chi sbaglia avrà una penitenza. Anita, vieni alla lavagna. Disegna watermelon. Ok, lo so. È solo che non so se lo so disegnare bene, ma ci provo. Watermelon. Il melone nel water. No. Mamma mia, che schifo. Sembra un panino. Aspetta, lo ridisegno meglio. Watermelon è anguria, giusto? Sì, brava. Meno male, mi sono scampata la penitenza. Vitale, vieni alla lavagna. Disegna wax. Wax... Sarò bellissimo, sicuro. Ah, ho finito il mio capolavoro. Ti vuoi vedere, Schiappe? Yeah.
Non mi sento tanto male. Ben ti sa, questa è la scarpa più puzzolente al mondo. E ora vai a posto. Se no ti picchio con la scarpa. No, no, vai! Vado a posto! Vai! Devo pulire tutti gli alunni che non studiano. Schiappen, vieni alla lavagna. Ben! Disegna Herbert. Ben, io forse ho capito. Ben, questo è quello che vuol dire Ben. Cos'è questa cosa? Hai sbagliato! Herbert vuol dire cerchietto, non questa erba. Ora la tua punizione sarà metterti il cerchietto. Una femminuccia. Una femminuccia. Ora vai a posto, dai su, forza. Vai, vai. Questa parola di sicuro Billy Bullo la indovinerà. Billy, vieni alla lavagna. Disegna Poop. Poop? Poop. Però maestra, aspetti, perché non sembra Poop. Qua ci manca un pezzo, forse non l'ha scritto bene. Fatto. Ah, ok, sì, è scritto meglio. Quindi Poop può essere. Forse lo so, vediamo se è questo. È un pupo! Pupo! Un bambino che piange, vedi? Piange! Da quanto mi sto sentendo male, mamma mia! Dai! Perché? E non è questo? Significa cacca! Cacca? Pupo. Sì! Ma l'ho disegnata prima! Ora questa è la tua punizione! Innanzitutto chiudi gli occhi e siediti! Ok! Chiudi gli occhi! Chiudi, Sì, ce li ho chiusi! Sei una secchiona! Sì! Sono secchiona!
Faremo un'intera lezione con un argomento a vostra scelta. Ci sarà da divertirsi. Argomento a scelta. Io ho una cosa bellissima di cui parlarvi, una novità incredibile. Ma ve la dirò dopo, quando sarà il mio turno. Voi nel frattempo cliccate mi piace qua sotto, perché se questo video raggiunge i 6.000 mi piace ci sarà un altro episodio con la maestra cattiva. Argomento a scelta? Olivia! Posso preparare qualcosa da mangiare? Un argomento a scelta, ma io non ho studiato niente. Però... beh, io posso fare i miei scherzetti! Ah, guarda quanto è cacchio, il dito finto! Oh, questo è lo scorreggio. Oggi farò tanti cacche! E c'ho anche il telecomando della cacca telecomandata! Argomento a scelta. Eccomi, maestra. Ecco. Allora, io come dimostrazione ho portato, sì, il mio pentolino. E io farò una zuppa di legumi e verdure. E ti pare che Vitale non porta qualcosa che riguarda il cibo, come sempre? Scommetto che dopo la vorrà pure mangiare. Praticamente si parte con il sedano, però da cipolla. Si taglia tutto sottile, 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 sottile. Poi si mette qui, si fa il soffrittino, soffrittino, soffrittino. Ci stai mettendo troppo tempo! Un po' di tempo, no? E come fanno a cuocersi, se no? Ma cosa cavolo c'entra la zuppa? A scuola si fa la zuppa, non c'è neanche la cucina! Ora vedrai tu! Devo cuocerla meglio! Sanno di formaggio e cavolfiore. Così impari a non aver studiato. E poi la zuppa non c'entra nulla a scuola. Va bene, maestro, ho capito. Però almeno posso finire di fare la zuppa? Sì, ok. Però ti do solo 10 secondi. È arrivato il mio momento di entrare in azione. Manca il mio ingrediente segreto. La cacca. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 12, 3, 2, 1, 0! Basta, è finito! Finito! Ci ho fatta! Giusto in tempo! Giusto in tempo! Adesso è l'ora di assaggiarlo. Sì, sì, non vedo l'ora, non vedo l'ora! È la mia parte preferita, assaggiare le cose da mangiare. Cosa? Che schifo! La cacca dentro la zuppa! Come ti sei permesso? Cos'è, me la volevi far mangiare? Come la cacca? Ma non sono stato io! Sono sicura che questo è uno scherzo di Billy. Non è possibile che Vitale ha fatto una zuppa del genere! E io? Ma come ti viene in mente? Ma non è che io, perché sono bullo, devo sempre fare gli scherzetti. Io non c'entro niente. Io questa zuppa non la assaggio! La assaggi tu! No, no, io questa zuppa non la assaggio! Non la assaggio, no, no, no! Non sono stato io a metterla, la cacca! Che stai facendo? Ho una novità importantissima da darvi. La novità importantissima è che è appena uscito in preordine il mio nuovissimo libro, La città stregata, gli investigatori del mistero. Leggendo questo libro vi trasformerete in dei veri investigatori del mistero come noi. Infatti c'è proprio un mistero da risolvere e voi riuscirete a risolvere il mistero prima di arrivare alla fine del libro? Mi raccomando, preordinatelo subito, perché con il preordine riceverete anche una sorpresa. Che bello! Il nuovo libro di Anita Stories! Dammelo! No, aspetta, aspetta, faccio una cosa! Te lo presto, così puoi leggerlo, ok? Va bene. Però trattalo bene, perché è un libro speciale e potrebbe avere anche dei poteri nascosti. Wow, non vedo l'ora di scoprire l'alfabeto segreto. Preordinatelo anche voi, così scopriremo il mistero tutti insieme.
È bellissimo il nuovo libro di Anita. E poi in copertina ci sono anch'io, modestamente. Infatti nella storia ci sono anch'io. E farò anche tante cose simpatiche. Oltre a mangiare, ovviamente. Preordinatelo subito per scoprire tutte le cose che combinano nella storia. È il nuovo libro di Anita Stories. Regali, segreti, una storia avvincente. Alfabeto segreto. No, deve essere mio. Devo rubarlo. Devo rubarlo subito. Come posso fare? Billy, nella lavagna. Tocca a me. Non ho segnato niente, ma questa può essere l'occasione per rubare il libro. Eccomi, maestra. Allora, Billy, hai studiato, vero? Almeno questa volta, che tu non studi mai. Se ho studiato io? Certo che ho studiato. Ho studiato matematica, inglese. Cosa stai facendo? Niente, volevo vedere la copertina. È così bello. Posso guardare la copertina? Ah! Non ti azzardare a toccare il libro di Anita. Va bene, mi hai fatto malissimo. Maestra, io non ho studiato in queste vacanze. Sono andato in giro a fare i miei scherzetti. Però posso parlare di una cosa che so benissimo. E cioè dei miei scherzetti. Per esempio, guarda questo. Guarda. Guarda. Una vita. Una vita. Che schifo. E una me. Che schifo, Billy. E poi, maestra, guardi. Sembra un megafono piccolino, ma in realtà... Cosa? Billy, come ti sei permesso? Sì, mi scusi, maestra, e stavo facendo vedere i miei scherzi. Ma c'ho anche un dito finto. Maestra! Dito? lo può prendere, per favore, maestra? Lo può prendere? Sì, oh! È bellissimo! Maestra! Sì! Questa cosa? Sì! Sì! Ancora? Ancora! Questa sì che è una puzza incredibile! Queste sono le tue scorregge! Quando tu sei addormentato! Dovrei tenere sempre questo cappello. Vai a posto! Uffa! Che cos'è? No, il cappello di cacca. Va bene. Io vado a posto. Billy? Che cos'è dietro la schiena? No, niente. È solo la mia... Puzza! Tasto puzzolente. C'ho solo il mio tasto puzzolente. Lo metto qui. Va bene? Non ho nient'altro. Nient'altro. Passiamo alla prossima challenge. Seconda challenge. Sarà la challenge, invece dell'inglese, sarà dello spagnolo. Vediamo se avete studiato lo spagnolo. Vitale, vieni alla lavagna. Oh, professora! Certo che sono spagnolo! Churros, paella, burrito, Nachos! Sì, nachos! Anche nachos, buoni nachos, tra l'altro! Vitale, insegna il significato di questa parola! Caracol! Caracol! Non sono sicurissimo, però penso di aver azzeccato il significato di questa parola, che in realtà viene da due desinenze, cara e col. E praticamente è la colla dello slime. No, ma cosa sta dicendo, Vitale? Caracol è facilissimo. Ma ha sbagliato. Chissà quale sarà la sua punizione.
Praticamente la colla dello slime però è cara, quindi è cara colla, è un po' costosa, è cara colla. Hai indovinato? No! Come no? Significa lumaca! Lumaca? Ma io non lo sapevo! Questa è la tua punizione per non aver studiato spagnolo. Oh no! Oh! Che schifo! Ce l'ho qui sulla fronte, ma la devo tenere tutto il tempo qui! Sì, sì, proprio così! Oh no, che schifo, la lumaca in fronte! Vai a posto! Ok, va bene, vado a posto con la lumaca! Sono riuscito a rubare il libro e lo leggerò prima di tutti! Sbrigatevi a preordinarlo, perché se no io mi leggerò la fine e ve la rivelerò rovinandovi il finale perché non l'avete letto! Quindi fate in fretta e preordinatelo! Anita, vieni alla lavagna! Eccomi, maestra! Disegna pelota. Io sono più brava in inglese, non in spagnolo. Forse pelota... Forse ho capito! Pelota vuol dire... Pelata! Cioè, una persona che non ha i capelli, pelota. Giusto? No. Pelota vuol dire palla! Oh no, ho sbagliato, io che studio sempre ho sbagliato. E ora che cosa mi farà? Questa è la tua punizione. Aia. Billy, vieni alla lavagna. Sì, ecco la maestra. Si chiama Maton. Maton, ma è troppo facile. Maton. Maton è il mattone. Forse ha sbagliato classe. Ma sei tu la maestra? Io sono la maestra Tritoscia. La maestra Tritoscia.
attrita ossa. Ma se sei una bambina! Scusa? Cos'hai detto? Ho detto che sei una bambina, non puoi essere una maestra. Ma cosa? Hai capito? Adesso ho capito perché la maestra è attrita ossa. Mi sa che è meglio comportarci bene con questa maestra. Nella mia classe dovete stare seduti e composti, se no le vostre ossa. Ok, maestra, staremo sicuramente seduti bene e composti, ma qual è la prima lezione? Come prima lezione sarà la challenge d'inglese. Chi sbaglia avrà una penitenza. Di che penitenza si tratta? Lo scoprirete fra poco. Siete pronti? Avete studiato inglese? Yes, io adoro l'inglese, la mia materia preferita. Non vedo l'ora di iniziare la verifica. Cioè, la challenge. Inglese? Sì, sai, più o meno me la cavo. Bonjour, mon chéri. Sì. Inglese! Io conosco solo tedesco. Yeah. Ah sì, ma chi se ne frega? Tanto io copierò di sicuro. Allora, vediamo chi ha studiato. Iniziamo la challenge! A ogni turno dovrete disegnare la parola che c'è scritta qua. Chi sbaglia avrà una penitenza. Se vi vedo copiare o imbrogliare in terra, chiusi qua in prigione. Ehi, se ti fate per me, lasciate un mi piace qua sotto. Vitale, vieni qua alla lavagna. Oh no, io per primo? Quindi, se ho capito bene, devo disegnare qui il significato di questa parola qui in inglese. Sì. Io lo so che cos'è hammer, io lo so. Hammer? Si dice hammer? Sì. Sì, adesso mi ricordo. Hammer, America! Hai sbagliato! Hammer significa martello. Questa è la tua punizione adatta. Aia! La penitenza di Vitale era proprio il martello. Seconda parola, Anita, vieni alla lavagna. Eccomi. Allora io lo so. La parola è teacher e... Ah, è vero, devo disegnarla. Non offenderti se la disegno male. Mamma mia, l'ho disegnata proprio brutta. Comunque teacher vuol dire insegnante, giusto? Sì, brava, finalmente qualcuno che ha studiato. Sì. Ma posso parlare un po' in inglese adesso? Perché io adoro parlare in inglese, adoro l'inglese. Posso parlare un pochino in inglese? No, vai a posto. Ora è il turno di Schiappen. Eccomi qua. Ora, la parola che ho scelto per te è worms. Tieni. Worms? Non capisco bene che cosa sia, però il disegno lo faccio. Ma cosa è? È un disegno, il mio disegno, maestra. Ma non significa questo. E non so cosa dire, però per me è questo. Worms è questo. Ora, la tua penitenza sarà mettere la mano nei vermi. Metti subito! Non metto la mano sui vermi, no! No, la mano sui vermi, no! La mano sui vermi, no! Worms vuol dire vermi! E quindi la penitenza era mettere la mano nei vermi! Questa maestra è un po' cattiva. Adesso vai a posto! Tocca a te, Billy! Vieni alla lavagna! Eccomi, maestra! Disegna Jail, tieni! Jail? Sì! Jail! Sì! Io lo so cosa vuol dire Jail! Io lo so! E disegna? Sì, adesso lo disegno! Un secondo che mi fa male la pancia. Un secondo, posso girarmi? Mi fa male la pancia? Sì. Prigione. Scusa! Come stai imbrogliando? No, non sto imbrogliando, guardi. Finito. Ho finito. Non è vero, stavi guardando sul telefono. Non c'è.
telefono! Non ce l'ho! No! E cos'è questo? Questo telefono ora sarà sequestrato! Per favore, maestro! Ora la tua punizione sarà andare in prigione! No, in prigione no! Sì, subito! Ti è imbrogliato, è giusto, deve andare in prigione! Brava maestra! Ah, maestra! Ma perché mi hai chiuso in prigione? Perché è imbrogliato! Ah, vabbè, almeno così non faccio lezione! Come hai detto? No, maestra, no, 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 dai, 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 sono già qui, sono già... No, ma sedere! Vuoi parlare ancora? No, ma sto qua! Perché questa ci doveva capitare? Secondo round! Vitale, vieni alla lavagna! Io lo so che cos'è, e tu? Cacche! Che schifo! No, non è cacche, è cake! E poi parli tu che ti chiami Schiappen! È un bel nome Schiappen! Qui mi sento molto, molto sicuro di indovinarla questa, quando si tratta di cibo, d'altronde. Allora, quindi cake, abbiamo... Torta! Con la candelina! Ho messo anche la candelina perché sono bravissimo! Bravo, bravo Vitale! Però quando si tratta di cibo tu lo sai sempre! Quindi adesso dov'è la mia torta? Ma che? Dovevi solo disegnare! Ma io mi aspettavo la ricompensa, no? Prima chi sbaglia, tipo prima che ho sbagliato ho preso il martello in testa. Adesso che ho indovinato mi aspetto la torta, no? Se non vai a posto subito te ne do altre! Aia! Ma anche quando lo indovino prendo le martellate! Anita, vieni alla lavagna! Eccomi! Però le beppa, lo so benissimo che cos'è! Ora lo disegno subito! Ho paura che sembri una tazza! Ma non è una tazza, lo giuro! Scusa che non so disegnare molto bene! Comunque ho disegnato uno zaino, si capisce? Sì, brava! Hai indovinato! Evviva, ho vinto anche questo round! Sì, però ok, ora vai a posto! Tocca ok, a un altro! Disegna la parola socks! La parola sock? Disegno? Bene! Sì! Ma cos'è questa schifezza? Non significa questo! Questo mio disegno per me ha un significato! Ma poi cos'è questa schifezza? Sock significa calze! Innanzitutto siediti! Questa è la tua penitenza! Un calzino puzzolente! Odore zitto! Che schifo! Ok, ora vai a posto! Sì, me ne vado subito a posto! Anzi, questo te lo tieni pure tu! Che schifo! Prima challenge completata! La vincitrice è Anita! Uffa, spero di vincere la prossima, lei è già in vantaggio. Ma perché non ho vinto io? Sono così bravo in inglese. Sì, già l'ho visto quanto sei bravo in inglese. Prima hai detto pure cacca invece che cake. Tornate tutti a posto. Adesso inizia la seconda challenge. Adesso faremo la slime challenge. Prenderete tutti quanti gli ingredienti. Vincerà chi farà lo slime più bello. Deciderò io chi sarà il vincitore della seconda stellina. Io prendo questo. Schiappere, scegliene uno. Va bene, prendo questo perché questo mi piace molto. E poi c'è un colore che ho sempre amato. No, lo volevo io, quello rosa. E tu quale vuoi adesso? Vabbè, prendo il giallo allora. Ehi, ma il giallo lo volevo io. Perché non hai preso il verde? Prendi uno. L'ho preso. Tieni, Billy il buco. No, ma io non posso neanche scegliere. Mi prendo lo scarto degli altri. Schiappe,
scegli un colore. Prendo questo, questo è un colore che mi è sempre piaciuto nelle mie creazioni quando ero nel laboratorio lì in Germania. Anita? Ah, io so benissimo che colore prendere, prendo il rosa. Wow, c'è un rosa pesca o un rosa fragola? Quale scelgo? Proviamo rosa pesca, non vedo l'ora di vedere come uscirà lo slime con questo. Vitale, prendine uno. E allora ci abbiamo arancia, lime, kiwi, avocado, limone, prendo ciliegia. Prendo ciliegia che è rosso, rosso ciliegia. Prendine uno. Sì maestra, io lo so già cosa prendere. Io prendo il verde moccio, così posso fare anche gli scherzi ai miei compagni. Schiappen, prendi. Prendo questo qui, questo mi ricorda quando ero bambino che facevo i primi esperimenti con le palline. Anita, prendine uno. Che belli, prendo questi piccolini, che belli. Vitale, prendili. Ma io volevo quelli piccoli, li possiamo scambiare, Anita? No. Ma sono più belli quelli. No, non è mio. Silenzio! Oh, uffa! E a te nulla. No, come me nulla? Ma no, ma io volevo fare le praline di moccio, non le posso fare adesso. Vabbè, te ne passerò un paio io, dai. Grazie, Vitale. Allora faremo gli scherzi agli altri. A te non te li faccio. Oh, ok. Tieni, schiappe. Scegli. Scelgo questo che è dorato, perché il dorato arriva dalla polvere delle stelle. Io ho sempre raccolto la polvere delle stelle. Sì, vabbè, lasciamo perdere. Allora io scelgo questo celeste, bellissimo. Vitale, prendi un colore a tua scelta. Ok, io prendo quello blu, allora. Fammi indovinare. E io mi devo accontentare di quello che rimane, come sempre, vero? A te questo marrone. Tanto ve la farò vedere io. E adesso vi darò la colla. Chi di voi sa come si fa uno slime? Io lo so, ho fatto tantissimi slime, ho scritto anche questo libro, Crea i tuoi slime, in cui ci sono tantissime ricette, voi ce l'avete? E qua ci sono tantissime ricette per creare gli slime. Bene, voi due tenete questa colla. E voi due tenete questa. Ok, grazie. E ora che la seconda challenge abbia inizio. Benissimo, mi basta cercare la mia ricetta del crunchy slime. No, come crunchy slime? Maestra, ma lei c'ha il libro? Sì, ma che può? No. Anita! Sì? Dammi questo libro! Sì! Oh, ma lì ci sono tutte le mie ricette degli slime! Tu zitto! No. Io ti sto aiutando, maestra! Non me ne frega se mi stai aiutando, adesso stai ridendo! Però scusi, io prima ho copiato dal telefono e mi ha messo in prigione. Adesso lei stava copiando dal libro e non la metto in prigione. Ma io no! Ma no, non vale così! Basta con questa storia, se no vi metto tutti quanti in prigione! Ok, iniziamo subito a fare lo slime, presto! Non fare fretta se non ci mette tutti in prigione! Vediamo un po' di colla! Metti qui! Ok, dobbiamo vincere noi! Sì, ma non pensare che per questo siamo diventati amici! Aspetta, cos'è andato? Basta così, ok? Anche se non ho il libro mi ricordo come fare gli slime, meno male. Allora mettiamo un po' di colla trasparente. Ehi, ma tu schiaffi, non sai come si fanno gli slime? Devo ancora imparare nelle mie ricette chimiche, saprò come fare. Ok, allora inizia mettendo un po' di colla. E ora mettiamo un po' di colorante, vediamo com'è questo color pesca. Ma sembra rosso! Proviamo a mischiarlo, vediamo di che colore diventa. Wow! Sembra un bellissimo rosa! Adesso mettiamo i glitter. Celesti! Wow, che belli! Mischiamo. È già bellissimo! E ora per ultimo mettiamo le palline. Che amica! Sì, non ne voglio mettere troppe, sennò diventa troppo crunchy. Ecco fatto. E ora mischiamo. Wow, è bellissimo. Ok, mi basta solo mettere l'attivatore adesso. Mettiamone poco per volta. E mescoliamo. 1, 2, 3 e 4 gocce. Adesso giriamo bene, mescoliamo. Ecco il verde che io
preferisco. Cosa stai facendo? Verde moccio. Non è verde moccio, è verde foresta. Ha ragione la maestra, hai messo troppo colorante, sembra verde moccio. Non è verde moccio, è verde... No, infatti, cos'è allora? È verde foresta. Vediamo un po' di questo che mi ricorda l'oro. Basta! Ne ho messo anche qua troppo, anche nel dito. Così, giriamo. Bellissimo verde dorato, mi ricorda i gioielli di mia nonna. Non molte, così va bene. Così. E basta così. Ma come il verde? Il verde moccio lo volevo fare io per fare gli scherzi a questi stupidi compagni. Invece me l'ha rubata a schiappe l'idea. Va bene, devo trovare una soluzione, devo cambiare colore, ma come faccio? Ah, ma io non so come fare. Maestra, mi è caduto il colore! Vai a prenderlo! Sì, vado a prenderlo! Fammi passare tu! Stai calmo! Sì, non ho fatto niente! Cosa sto facendo? Non sto facendo niente! Ah, ecco il mio colore verde! Sì, rimane verde il mio colore! E invece il colore cacca! E poi devo prendere un'altra cosa! Io ho ripreso il mio colore, maestra. Posso tornare a posto? Ok. Il colorante ciliegia, che è il mio frutto preferito, tra l'altro. Guardate che colore bellissimo, ho fatto bene a scegliere ciliegia. Questa è più amarela, però. Voglio fare un Galaxy Slime. Adesso aggiungo le palline medie. Io però ne aggiungo poche di queste, perché nel mio slime le voglio solo come decorazione, non ne voglio mettere tante. Ma non sta uscendo ancora il color cacca. Mi serve più scuro. Come faccio a farlo più scuro? Ehi, vuoi delle palline? Aspetta, non guardare il mio slime ancora. Il mio slime è un segreto. Uno slime segreto? Sì, dammi qualche pallina e girati. Ok, va bene, tirile tutte. Ma come posso fare a farlo diventare più scuro di così? Io lo volevo proprio color... cacca. Maestra! Dimmi. Posso... questo colore non funziona bene. Scusa, ma tu non avevi scelto il verde? Se tu hai imbrogliato, ritornerai in questa prigione. Ok, ma non ho imbrogliato, perché nessuno ha le prove. Come faccio a farlo diventare color... cioè, più scuro? Come faccio a farlo più scuro? Basta aggiungere ancora colorante, perché secondo me tu non hai il cervellino. Ah, ho capito, va bene, provo ad aggiungere altro colore. No, maestra, è stato lui! Non è vero! Sì, è stato lui! Alzati! No! Alzati! Non sono stato io! Ma tanto non mi hai visto, non è... Ah! Che schifo, questa è la casa di Schiappa, che puzza! No, mi frega, allora ti devi alzare! Non ce l'ho ancora nelle mani! Oh! Aveva ragione la maestra! Aggiungendo il colorante è diventato esattamente il colore che volevo io! Ora sì che posso fare gli scherzi! Che bello il mio slime! No, non puoi vincere tu di nuovo! Hai già vinto la stella! Sì, e quindi? No, ora tocca a noi! Anzi, tocca a me! Ho io il modo per rovinargli lo slime! Con i miei vermicelli! Però prima devo distrarla! Anita! Guarda Schiappen! Perché? Che c'è Schiappen? Niente! Sì, no, scusa, pensavo che ti stessi chiamando, sai? Non mi distrarre! No, non ti voglio distrarre. Hai visto la tua stella? Perché hai lanciato la mia stella lì? Perché sì! Perché tu sei troppo bravo a fare gli slime, adesso vai, così perdi tempo! Silenzio! Billy ha lanciato la mia stella! Oh, ma sembra proprio cacca! Oh, che schifo! Oh, un po' sciolta, un po' dura, che schifo! Perché non si stacca dalle mani questa cacca? Guarda Anita! Ma che slime brutto di fa? Guarda! Ma che slime è bruttissimo! Senti la scureggia?
8 e 2. 2? Sì. Va bene, allora se tu dici di 2 per me è 10. A me non mi risulta, vabbè. Oh, tocca a me. Allora, il mio slime è bellissimo perché... Io non sono stato. Chi è stato allora? Qualcuno è stato! Fermo! Lo vedi questo slime? Sì, l'ho visto fino adesso. No! Ma il mio era bellissimo, era uno slime di cacca! No! Senti, no, 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 no! Cacca! Cacca per tutti! Cacca! 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 Talmente sono arrabbiato adesso, ti rimetto in prigione! Alzati! La maestra, no! Alzati! No, ma volevo vincere io! No, volevo solo vincere io! No, maestra, dai, lasciami! No, lasciami! È talmente grave quello che hai fatto, quindi sei bocciato! Oh, figo! Io adesso ho più chance di vincere, allora! E col mio slime! Cosa sta facendo la maestra con il mio slime? Tieni, Anita, ti ho levato tutti i vermi. È molto bello perché ha un bel colore ed è elastico. Cioè, è molto elastico, quindi il voto è benissimo. Quindi se il mio voto è benissimo e Schiappen ha preso insufficiente e il bullo è in prigione, basta che Vitale prenda un sufficiente o un insufficiente e avrò vinto io la challenge. Vediamo che voto prenderà Vitale. Ecco il mio slime, presentazione e voilà! Che cosa ne pensa, maestra? Allora, il tuo slime è molto bello. Cioè, è molto elastico, quindi è benissimo lo stesso. Oh, anch'io ho preso lo stesso voto di Anita! Oh. Ehi, aspetta un momento! Ma se il tuo voto è benissimo e il mio è benissimo, chi è che ha vinto questa challenge? Allora, la challenge l'avete vinta tutti e due, quindi una stella a te e una stella a lui. Oh. Tutti e due? Sì! Slime! È riuscito a prendere lo stesso voto del tuo! Beh, volevo vincere solo io, ma va bene anche così, che ha vinto anche Vitale, dai! Anch'io potevo vincere! E non ci sono riuscito! Però va bene così! Una stella a te! Grazie! E una stella a te! Grazie! La mia prima stella! Ma io ho due stelle, quindi questo vuol dire che... Sì, Anita, hai vinto tu la challenge! Evviva, ho vinto io! Di nuovo! Mi mancava solo una stella due stelle per vincere. E non è finita qua, perché c'è ancora una sorpresina per il bulletto. No maestra! No, maestra, no! Perché mi chiudo qui? No! Ma spero di aver studiato abbastanza, spero che non distrugga il mio di cellulare. Il mio ha già lo schermo rotto, però ho paura che me lo distrugga. Meglio metterlo via. Io col mio telefono vecchio, altro che questi nuovi cellulari. Il mio telefono è proprio migliore, indistruttibile e non si scarica la batteria.
Ora faremo l'interrogazione di geografia. Ditemi subito qual è la capitale d'Italia. Roma! Sì, sì, Roma! Bravi, ma questa qua era troppo facile. Dimmi qual è la capitale della Francia. Vediamo se lo sai. La capitale della Francia? Al 100%! Di Oster! Stupido! L'ho fatto malissimo! Così fa! Ma ero sicuro che fosse di Oster! Ma cosa fuste? La capitale di dove io sono nato è Berlino! Perché io, sono tedesco! E quella della Spagna qual è? E quella della Spagna! Difficilissima. Tu pensi che io dica Zurigo? Perché tutti credono che sia Zurigo. La capitale della Svizzera è Berna. Berna, bellissima città. Io sono andato molte volte a Berna, ho fatto dei corsi meravigliosi, ho scoperto non mi ricordo bene neanche il nome, però era la cellula fotochimica. La cellula fotochimica è andata oltre il tubo di Trulla, Malleng. Bandi carni, Narayen, aia! Sì, però basta, Schiappen, è giusto! Però basta raccontarci la storia della tua vita! Ciao, sono l'emoji di Anita. A proposito di lupi mannari e vampiri, nel mio nuovo libro La città stregata c'è una trasformazione in lupo mannaro e un mistero da risolvere. Se non ce l'hai ancora, prendilo subito, perché per i primi a prenderlo ci sarà in regalo un poster autografato. E ricordati di cliccare mi piace sotto a questo video. Prova a cliccare mi piace entro 3 secondi. 3, 2, 1, tempo scaduto! Oh, basta, perché sempre io devo subire la furia della maestra. Ho un'idea, questa volta userò il cellulare, così potrò trovare tutte le risposte su internet. E adesso torniamo alla mia vittima preferita. Billy, dimmi qual è la capitale del Regno Unito. La capitale del Regno Unito? Londra! Giusto, Billy, mi hai sorpreso. E adesso dimmi qual è la capitale dell'Irlanda. La capitale dell'Irlanda? Dublino! Ma non è giusto! Stai barando! Fatti tu, il secchione! Bravo, Billy! Maestra, ha barato Billy! L'ho visto io! Sì, l'abbiamo visto anche noi! Sta guardando il cellulare! Di nascosto! Cosa? No, maestra! Verifica di matematica.
importante è quello che scriva la lavagna. Adesso che la maestra è distratta, ho un'idea per riprendermi il cellulare. Gli farò un bello scherzetto. Che cos'era questo rumore? Maestra è tonta. Chi è che usa dire che io sono tonta? Proviene da lì. Vado a vedere. Adesso che è uscita dalla classe, posso andare a riprendermi il cellulare. Di non usare i cellulari, altrimenti li avrebbe distrutti. Ed ora è il momento del premio. Questo disegno è fatto proprio male. Come osi di dire al mio disegno che è fatto male? Tu sei sicuro di quello che dici? No, adesso che lo vedo bene è proprio una bella banana questo, eh? Ma che posso fare a me? Oh, mi sono fatto a picchiare! Come si scrive banana in inglese? Benino? Si scrive così? Ma non è una banana! È una pistola! Come una pistola? Non ha neanche il grilletto! Come fa a essere una pistola? Allora basta! Mi sono stancata! Ma quella è...
sbagliato, devo scrivere la parola in inglese di questo disegno. Credo che siano delle labbra. Ok, ce l'ho. Rita, non sono delle labbra, sono delle onde. Guardale, sono delle onde. La parola è lips, labbra, giusto? No, sono dei baffi! Dei baffi? Ma sembravano delle... Ma quindi qual è la mia penitenza adesso? Questa è la tua penitenza. Ma come? Ma quindi vuol dire che mi devo tenere i baffi per il resto della lezione? Sì, Anita, vai a posto. Uffa! Era troppo difficile questo turno. Italia, vieni alla lavagna! Devo scrivere la parola in inglese di questo disegno? Sì. Ma non si capisce niente! Che cos'è questo? Scusa. Quindi vuol dire che tu stai prendendo in giro il disegno? No, no, no! Io non sto prendendo in giro il disegno, però davvero non capisco niente. Che cos'è? Sembra tipo una M con dei ricci all'interno. Adesso che cos'è? Si capisce benissimo, è un gabbiano, lo si vede da lontano. Sei tu un gabbiano! Aia! Gabbiano, come si scrive gabbiano in inglese? Sgabbiano. È un gabbiano, quindi è uno sgabbiano in inglese. Anzi no, ho sbagliato la pronuncia, è sgabbian. Indovinato? No. Come no? Era una parrucca. Una parrucca? Ora la tua penitenza sarà metterti la parrucca. Devo mettere questa? Sì, mettila. Come sto? Fai proprio schifo e adesso rimane così e fatene a posto, grazie. Grazie, molto incoraggiante. Come si dice parrucca in inglese? Okay. Dai, siediti, per favore. Che già hai sbagliato tutto. Fatto il disegno. State! Vieni alla lavagna. Benissimo, magari per farmi una cortesia non in tedesco. Io capisco quello che ci vuole. Adesso lo scrivo. Candela. Anzitutto candela non si scrive neanche con la K, ma si scrive con la C di cane. Io non di koala. Io scrivo come quello che capa candela. Non è una candela, è un rossetto. Adesso la tua punizione sarà mettere il rossetto. Vieni qua. Ok. Vai a posto, non hai studiato neanche tu. Mi avete stancato. Nessuno dei quattro ha studiato, anche quelli che studiavano. E adesso passiamo alla seconda challenge. In questa challenge dovrete prendere gli ingredienti per lo slime più bello, ma lo dovrete fare da bendati. Chi sbaglia avrà una penitenza. Anita? Sì? Sono qua, è colorante. Dov'è? Ok. Speriamo che mi capiti un colore bello. Vediamo che colore è. Verde! Uffa, ma io non voglio fare lo slime verde, uffa! Vai Schiappen, prendi! Vediamo quale colorante riuscirò a prendere. Voglio vedere se il colore che a me piace. Proviamo. Eccolo qua, lo sento, è proprio questo. Sono sicuro, è questo qui. Bellissimo il rosso è un colore fortissimo, è il colore che preferisco insieme al verde, chiaramente. Schiappen è stato fortunato con il rosso, meglio del verde. Vediamo a Vitale cosa capita adesso.
vitale, sì, prendi un colore. Sì, sì, mi pento subito. Come sto? Malissimo. Ok, allora, io vorrei prendere il colore senape, come la mia maglietta. Chissà se ho preso il colore giusto. Com'è? È bello? Grazie. Oh, wow, mi è uscito arancio. Sì, forse posso fare senape. Billy, prendi. Sì, maestra. Dove? È qua. Ok, allora, vediamo. Ne prendo un po'. Faccio così e quello che cade è quello giusto. Questo! Wow! Che schifo! Bellissimo! Mirtillo! Anita, prendi il glitter, corri! Dove sono? Qua. Qua dove? Ah. Dai, questa volta spero che mi capiti un bel colore. Vediamo che colore è. Oh, bellissimo, viola! Viola e verde, come uscirà? Spero comunque di vincere la challenge. Chiappen, prendi un colore. Ya, questa volta prenderò un colore ancora più bello. Cerco ed eccolo qua. Che meraviglia! È un verde oro! Un verde oro! Che meraviglia! Che colore hai preso? Ha preso un bel colore? Verde! Ma verde col giallo ci sta così e così! Posso cambiare? Vabbè, magari lo scambio con Billy. Billy, prendi un colore. Sì, maestra! Dov'è? Qui la scatola? Sì! Non lo so, io lo vorrei giallo! Questo! Prendi! No, lo volevo giallo! Cos'è? Allora! Celeste? Vuoi cambiarlo con me? Lo scambiamo? Verde per il celeste? Che ne pensi? Fammi pensare. No! Certo che tu sei proprio antipatico, Billy, eh? Io volevo aiutarti. Silenzio! State facendo troppo casino! No! Sì, è stato lui. Ma io volevo solo aiutarti, e adesso la seconda challenge abbia inizio. Via! Anita, inizia. Obbrigati. Spero di riuscire a mettere il colorante nella ciotola bene. Allora, la ciotola è qua. Basta. L'avrò messo. Provo a chiuderlo. Ok, sono riuscita a chiuderlo. Ora devo prendere i glitter. Eccoli qua. Spero di averli messi nella ciotola. Sì. Ora il cucchiaio. Qua ce l'ho io. Grazie. Ok, ora inizio a mischiare. No! Ok. Chissà come sta uscendo. Spero che esca bellissimo. Davvero? È bellissimo? Sì, è bellissimo! Non vedo l'ora di vederlo poi! Ecco, metto un po' di colorante! Vediamo che vada bene! Chiappen, è sporcato tutto! Ma io non vedo bene! Quindi posso sporcare un po' di glitter! Ecco qua! Il colore verde oro! Sa cosa avviene senza vedere! A girare! Giro, ecco glitter, e poi dall'altra parte, poi da questa parte, poi da questa parte, poi da questa parte, giro. Comincia. Ok, allora. Ok, mettiamo un po' di colorante. Credo che possa bastare così. Sì. E qui il tappo, ok. Sì. Ok, ho messo il tappo. Allora, mettiamo un po' di glitter. Sì. Basta. Ok. Perfetto. E adesso vi ricordo che c'era la spatola. Qua, nella ciotola. Ah, nella ciotola? Ah, ok. Allora, giro. Mi stai mettendo il colluttorio, fermo. Colluttorio? Sì. Ma mica devo sciacquare i denti allo slime. Fermo. Ok. Vai. Va bene, continua allora. Sì.
E sta venendo meglio il mio slime? Sì. Io voglio vincere, maestra, Non sei tu quello che dice che vinci, sono io. Oh, ok, va bene, non volevo mica offendere. Volevo solo essere sicuro di fare un bello slime, tutto qua. Billy? Sì. Leva. Aio! Ehi, senza benda. No. Ora ti hanno su queste calze puzzolenti. Così fa. Ora metti la benda. Va bene. Però più calmo, maestra. Fermo. Che colorate. Ecco. Metti. Vado? Sì. È sceso? Sì. È sceso? Sì. Va bene così? Sì. Che brutto. Ma come brutto? È bruttissimo. Ma avevi colori bellissimi. Ora addensate i vostri slime. La maestra è distratta. Questo è il momento dello scherzetto di Billy il Bullo. Quei due colori più brutti, verde vomito e marrone. È arrivata l'ora di distruggere gli slime dei miei compagni. Chissà come starà uscendo il mio slime. Non vedo l'ora di vederlo. Sono sicuro che sarà molto bello. Poi mi è capitato un colore dei glitter molto particolari. Ehi! Si sta pensando, che cos'è questo rumore? Billy? Billy, dove sei? Sono qui, dimmi, che cosa succede? Ah no, niente, c'avevo un strano presentimento. Sì, ma cosa che non va? Non riesco a capire. Forse sento come... mi sento osservato. Non è che c'è qualcosa, non capisco chi c'è. Ehi, Schiapper, ma che cosa stai dicendo? Stai parlando da solo? Sì, perché ho sentito qualcosa vicino. Speriamo che stia uscendo bene il mio slime. I glitter erano bellissimi, quelli viola, quindi secondo me sta uscendo benissimo. Speriamo di vincere anche questa challenge. Uffa, ma non si addensa mai questo slime? Come sta andando, ragazzi? Credo bene. Bene, bene, sento proprio anche una cosa molto bella. Silenzio, c'è troppo rumore! Tra poco scadrà il tempo, avete finito? Sì, sì, maestro, abbiamo quasi finito! Sì, sì. Quasi fatto! Pronto, quasi pronto! Finito proprio belli questi slime! Sai, io sicuramente vincerò il primo tempo! Secondo me il mio sarà bellissimo! È il mio, più bello di tutti qua! Vedremo! Vedremo pronto! Io non posso competere con voi ragazzi, voi siete troppo bravi facendo gli slime! Bravo Billy, finalmente una cosa sensata! Che strano Billy che dice queste cose. Sì, infatti è un po' strano, però il mio sarà il primo premio. Ehi Billy, ti prenderò la benda. Sì, vediamo il risultato. È bellissimo. Oh, bene. Le piace, maestra? Sì. Sì, finalmente, forse vinco io. Guardi che sfumature belle celesti. Poi profumo un sacco. Certo, l'ho fatto io. Vedrai, maestra, che gli altri saranno molto schifosi rispetto al mio. Come fai a saperlo? No, è un presentimento. Credo di essere più bravo. Schiappen! Ya? Levati la benda. Guarda! Non è possibile! Che schifo! Sembra un cervello! Ma è brutto il mio slime! Non me l'aspettavo così il mio slime! Io volevo vincere il primo premio!
Il tuo slime io lo chiamerò cervello disgustoso, perché questa cosa non si può neanche vedere. Io gli do un zero spaccato. Zero spaccato? Il mio slime? No! Allora, Vitale! Sì, sì, sono pronto! Ho lo slime pronto! Alza la benda! Sì? Oh no! Cosa è successo al mio slime? Fa proprio schifo! Ma questo non è il mio giallo senape, il colore che avevo scelto? Ma cosa sarà successo? Non si è nemmeno addensato! Ma io non l'avevo fatto così lo slime! Non so che dire, è davvero orribile! Comunque ti do due perché è bruttissimo. Ma mi dispiace, io li sapevo fare gli slime, non so che cosa sia successo! Io lo chiamerò volto di rana. Maestra, credo che il mio sia il più bello perché avevo dei bellissimi glitter. Posso togliere la benda? Sì. Che schifo! Ma che cos'è questo? Ma non è possibile che io ho fatto uno slime così schifoso! Sembra l'intestino di un mostro! Che schifo! Comunque il voto è 3. Ma come 3? Ma io ero bravissima a fare gli slime! Ehi, aspetta un momento! Vitale, ma anche a te è uscito così schifoso lo slime? Ecco, sì, effettivamente è schifoso anche il mio! Sì, anche il mio è schifoso, ma non è che... Ma scusa, lo slime di Billy come fa a essere così bello se il nostro è così schifoso? Billy? Billy? Tu sì. Sei qualcosa? Di che? Che a me è uscito bene lo slime e a me l'avete fatto male? Perché non lo sapete fare? E quindi vinco io, va bene? Aspetta un momento. No, ragazzi. Ho un'idea. Controlliamo le tasche di Billy! Svuota le tasche subito! No, dai! Ragazzi, calma! Prenditi in piedi! Cosa hai combinato? Billy in piedi! Wow. Va bene! Ta-da! Non c'è niente! Ehi, aspetta un attimo! Non so che cosa sta succedendo qui! Ehi, schiappe! Non toccarmi le chiappe! Schiappe! E questo? Oh. Nella tasca di dietro, maestro! Billy aveva questo colorante nella tasca di dietro e credo che lui abbia sabotato tutti i nostri slime! Sei stato tu a colorare i nostri slime! È lui il colpevole perché i nostri slime non hanno funzionato! Esatto! Che cosa hai fatto? No, maestra, non l'ho fatto e non mi avete visto, nessuno ha visto niente! Perché dite che sono stato io? Siediti subito! Come ti sei permesso a rovinare tutti gli slime? Sei tu colpevole! Te lo faccio vedere io adesso! Maestra, ma io non ho fatto niente! Oh!